Ehi là, benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà un po' particolare perché volevo darvi qualche consiglio che utilizzo io per stare al passo con i tempi. Ovvero, chi non lo sapesse, io quest'anno faccio 25 anni a luglio, quindi c'è ancora un po' di tempo. Quest'anno, questi 25 mi stanno un po' qua. Nel senso che abbiamo perso 3 anni di Covid, eccetera, eccetera, quindi non sono felice di fare questi 25 anni, cioè, ovvero prendetela proprio così, cioè detta così, non è che non sono felice, però questo è. Mi sembra di aver buttato appunto 3 anni e quindi di stare andando un po' troppo avanti. E appunto in questo video, come avrete letto dal titolo, volevo darvi qualche piccolo consiglio per sembrare più giovane. Volevo fare questo video un po' così divertente, secondo me, anche perché prendetela davvero proprio in un modo, anche perché non si può tornare a 16 anni, a 18 anni, ma quindi cerchiamo di stare per chi ovviamente vuole, cioè c'è chi invece vuole sembrare più grande, ma non è il mio caso. Quindi iniziamo subito con il video. Molto semplicemente, il primo consiglio che voglio darvi è sui capelli, ma secondo me ci saranno dei dibattiti. Ma ovviamente per sembrare più giovane, riga assolutamente al centro. È lo stile che secondo me va riga in centro, facendo secondo me la riga laterale si risulta un po' più vecchi, tra virgolette, perché secondo me la riga laterale la fanno magari le signore o comunque gente un po' più matura. È una cosa che secondo me è, nel senso, io non mi faccio la riga in parte da non so quanto tempo, ma a parte che non mi vedo assolutamente, non mi piace come sta. Magari se voglio fare un look un po' più particolare, se voglio uscire quella volta lo faccio, ma proprio se non so davvero, se voglio cambiare totalmente, ma non mi piace e non lo so, mi sento vecchia. Un'altra cosa per i capelli, sono i boccoli. I boccoli barra comunque sì, un capello, non le onde, tipo adesso qua, cioè guardate, però vedete che qua sono lisci. Io solitamente li faccio proprio lisci con la piastra, belli stirati, righe in mezzo e via, anche perché secondo me tende a lasciare i profili del viso più delicati. Mentre quando mi faccio un boccolo, anche proprio partendo da qua, quindi un boccolo così, vedo che i lineamenti me li accentua di più e quindi non mi vedo e non mi piacciono. Partiamo con qualche trucchetto make-up. Allora, una cosa che davvero ho notato sono le sopracciglia. Sapete che io non le sto più facendo molto, un po' perché voglio cercare di farle crescere, anche se i risultati sono un po' scarsi. Ma comunque ho notato un viso più fine, senza sopracciglia proprio definite con la matita, ma anche solo facendo due peletti. Non lo so, ultimamente non mi vedo e quindi non sto più facendo neanche quelli. Assolutamente le tendo ad alzare con una cera, un gel, quello che ho, e appunto avendole così sottili anche un po' mi piacciono perché appunto mi danno l'effetto più da ragazzina avendole sottili, perché appunto anche qua non vanno a appesantire lo sguardo. Quindi vado a tirarle su intanto, però le lascio sempre sottili, cioè non vado comunque con la matita a definirle. Purtroppo qua non crescono tanto, magari dovrei andare a togliere quei peletti qua, perché tanto lì non penso di farle crescere, però voglio un attimo vedere come crescono. Una volta questa era la mia miglior sopracciglia, invece ora no. Già la differenza, non so se la notate, ma l'amo. Però non stanno perfettamente lì perché le mie sono molto pesanti. Quindi dovrei un attimo capire come fare. Passaggio lo amo, cioè apre proprio l'occhio in modo pazzesco. Poi. Quindi un occhio giovane sarà un occhio tirato. Quindi andiamo a fare la nostra sfumatura per un occhio tirato. Quindi vado ad applicare un po' di fondo sulla palpebra. Sto usando questo di NARS, super bello,
Ne basta davvero poco e lascia la pelle favolosa. Ho preso pochissimo. Come in poco tempo va a coprire un po' la zona con le macchiette. Cioè, non so se rende. Quindi andiamo a fare una sfumatura molto naturale, ma comunque questo effetto davvero alza l'occhio, quindi come vi dicevo fa un effetto levigato e quindi automaticamente più giovane. Quindi matita meglio magari anche marrone, che è meno pesantona del nero, ma comunque andiamo a sfumare il tutto proprio in modo quasi grossolano. Con un pennello sempre da sfumatura, per levigare l'occhio, andiamo con un marroncino nella piega e lo portiamo in fuori seguendo appunto la linea dell'eyeliner. Ok, in questo modo. Cioè, vedete come l'occhio è diverso. Ovviamente vado a mettere il mascara per aprire l'occhio, ovviamente il mascara non può mai mancare. E non lo metterò sotto perché secondo me fa l'occhio un po' a palla, quindi andrò a metterlo solo sopra. Perfetto, quindi anche qua fatto. Ovviamente uno step che non può mai mancare, ma che comunque vi dicevo, secondo me fa sembrare più giovani, sono le lentiggini, assolutamente. Fatte bene qua sul nasino, fanno quell'effetto cute da ragazzetta, io le amo, sto usando questo prodotto di Nabla. So che ce ne sono altri, mi piacerebbe provare anche appunto altri prodotti, quindi vado proprio in questo modo. Quindi prima di settare la cioè prima di settare il viso ovviamente, e inizio a tamponare. Cioè, guardate come cambia già un'espressione, non lo so, magari sono io che mi faccio 3000 film. Cioè, secondo me rende il tutto un po' più cute, mi vedo molto meglio con queste. Poi ovviamente vado a settare, che questo fondotinta non dico che appiccicosino, ma comunque si sente. E poi andiamo a fare un contouring al naso, sempre un po' bambolina, un po' cutino, terra, applicare ovviamente qua su. La Virginia, applicare assolutamente sotto il naso per tirarlo su e quindi farlo un po' più da gnegne. Qua ne ho messo, qua ho fatto un casino, me ne sono accorta solo ora. Quindi, ok, sfumiamo magari qua per bene, magari facciamo una congiunzione proprio per definire. E per il trucco, secondo me un altro passaggio fondamentale per renderci un po' più piccine, un po' più per rendere appunto il tutto un po' sempre tutto cute, io reputo questi tipi di trucchetti, ma comunque più giovanili, è blushettino di un rosino naturale, quindi dalla palette di Smashbox, la Kali. Questo blush super naturale, vedete, un rosino proprio malva. E sulle guanciotte si va a fare appunto un rossore naturale, che io amo, per fare anche qua tutto un po' più fatato. Non prendetemi per pazza, vi prego, ma non lo so. Ovviamente sul naso da bruciatura da mare, che rende anche qua tutto più, vedete, rossino, piccino. Ta-da! Per il make-up questi sono un po' i trucchetti che uso per fare un trucco leggero, ovviamente, che mi renda ancora sia una diciottenne, tra virgolette, piuttosto che, ovviamente, la sera, delle volte quando esco mi faccio dei bei smoky neri, cioè non c'entra niente, ovviamente, era giusto per fare due chiacchiere divertenti. Però un altro consiglio che volevo darvi, e vi lascio qua qualche foto, sono comunque pantaloni, no, e vieto, no, skinny jeans,
prego, piuttosto dei leggings con uno stivale campero, se un felpone, oppure anche i pantaloni, vabbè, i jeans, quelli super larghi, o i panta in pelle, sempre io preferisco quelli larghi, uno perché mi vedo meglio io, però è anche, vabbè, è impossibile da non sapere, comunque adesso vanno tutti i pantaloni molto larghi, super morbidi, quindi quello, e ovviamente 3000, dovete avere un sacco di Nike, Jordan, Dunk, coloratissime, io per ora ne ho due, ho quelle azzurre e quelle rosse e nere alte, le Snake. Ma ovviamente non mi fermerò qua perché ne voglio prendere altre tre paia. E basta, altri consigli che volevo darvi per ora no. Mi piace vestirmi appunto come una teenager. Ovviamente non sono più una teenager, sono fuori. Però sì, mi piace ancora vestirmi, cioè, mi piace vestirmi così, non ancora. Cioè, mi piace come stile, è sempre stato il mio stile da quando ero più piccoletta. Quindi è rimasto quello è. Cioè, mi vestivo con i pantaloni io ancora quando andavano gli skinny. Quindi figuratevi, questo stile street boy mi è sempre piaciuto, come vi dicevo, quindi io amo vestirmi così, adoro. Ovviamente poi c'è la mia parte molto 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 femminile. La sera ovviamente quando esco mi metto sul tacco con un vestito, cioè qua stiamo parlando di sciocchezze, quindi questi sono dei piccoli consigli che io utilizzo ovviamente per appunto sentirmi ancora un po' una teenager. Basta perderci in chiacchiere, spero questo video vi sia piaciuto, spero vi abbia un po' tenuto compagnia, vi abbia un po' intrattenuto. Fatemi sapere se vi è piaciuto, con un pollice in su, se volete iscrivervi al canale, sono sempre qua. Vi mando un super bacio e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!